Sembra ci siano stati importanti cambiamenti nella vita sentimentale di Andrea Cerioli. L'ex Geffino, infatti, ha trovato l'amore. Andrea lo ha annunciato su Instagram, condividendo la sua gioia con tutti coloro che lo hanno seguito e apprezzato mentre si trovava nella casa del Grande Fratello. Ha pubblicato una foto che vale più di mille parole. L'immagine in bianco e nero lo ritrae mentre bacia con passione una ragazza dai capelli biondi. Come lui stesso ha spiegato, si tratta di Zoe. Cerioli ha parole molto dolci per lei. Su Instagram ha scritto: "È ora di presentarvi Zoe. Una ragazza che è entrata in punta di piedi nella mia vita qualche tempo fa, una persona carina, solare che mi fa stare bene. Ci tenevo a presentarla anche a voi. Cosa dire, sono cose che ti fanno stare bene. E stare bene è impagabile. Buona serata a tutti e Andrea." La cotta per Greta Maisto è acqua passata. Sembra ormai archiviato l'interesse nei confronti di Greta Maisto che caratterizzò la sua permanenza nel programma di Canale 5. La situazione tra i due giovani sembra non essere cambiata lontano dai riflettori. Greta è sempre stata chiara, per lei Andrea era solo un amico. Dal canto suo, invece, Cerioli arrivò anche a infuriarsi con Mirko, perché geloso del fatto che Petrilli avesse sfiorato la Maisto. L'amore dopo il dramma della morte della madre. Nelle scorse settimane Andrea ha dovuto affrontare un grande dolore. Sua madre, infatti, è deceduta a fine maggio. Cerioli aveva già spiegato di aver fatto un fioretto di allegria in onore di sua madre. Le sue parole sono state: "Sto dando fondo a tutte le mie energie, senza buttarmi giù, cercando di vivere con tutta la voglia di vivere che aveva mia mamma anche negli ultimi anni. Mi sto concentrando sul lavoro, su mio padre, sui miei affetti. Cerco di non avere mai un momento libero. Una sorta di fioretto di allegria per mia madre che, dopo 7 anni di lotta, non ce l'ha fatta." Zoe è arrivata nella sua vita proprio al momento giusto. I fan del Geffino non possono che essere contenti del fatto che la ragazza riporti un po' di serenità ed equilibrio nella vita di Andrea. Chi se ne frega?